Estrema! Si chiama Estrema ed è la RSV4 più performante di sempre. Per Aprilia, la moto più vicina a una MotoGP. Per Max Biaggi, a cui di fatto è dedicata, sarebbe competitiva nel mondiale Superbike del 2016 o del 2017. Di scrivermela con tre aggettivi. Allora, io direi unica nel suo genere, storica e tecnologica. Moto.it. Cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su moto.it. Prodotta in soli 30 esemplari, al costo di 80.000 euro più IVA, Extrema è una moto con una tecnologia avanzata, tanto da avere l'aerodinamica con un effetto suolo, la stessa usata per la RSGP di MotoGP. Ma attenzione, non è omologabile per la strada, o la porti in pista o la tieni in casa, come un oggetto d'arte. Massimo, la prima domanda è aperta, raccontaci questa moto e le emozioni che ti dà e perché è stata fatta. Allora, è stata fatta perché è da qualche anno che ci divertiamo a celebrare un po' della nostra storia, a farla rivivere in chiave moderna. Abbiamo cominciato appunto nel 2019 con la prima X che celebrava i 10 anni della RSV4. E di lì ci siamo divertiti con altri modelli, l'ultimo la X30 che erano i 30 anni dal primo mondiale Aprilia con Gramigni. Questo che è un altro trentesimo, infatti saranno 30 i modelli. La serie è molto limitata, ma perché volevamo tenere il pezzo molto unico e speciale come crediamo che meriti. I 30 esemplari vogliono celebrare i 30 anni della vittoria di Max Biaggi del mondiale di 250 nel 1994. Semplicemente ti volevo chiedere qual è l'orgoglio di vedere ancora un marchio che si identifica ancora così tanto con te e le tue vittorie. Ma guarda, innanzitutto questa è la chicca, guarda, questa qui non me l'aspettavo, ma è la stessa di 30 anni fa, dunque dimostra che sono un po' vecchiotto, però ancora funziona. No, è bellissima, è una moto tecnologicamente avanzata, ha tante chicche tecnologiche, quella della carena e l'effetto suolo che è un brevetto Aprilia, è una cosa fantastica. Queste grandi ali, la prima moto che ha tutte queste diavolerie tecnologiche, oltre questa è l'unica moto che usa l'APX, che è una centralina molto molto avanzata che usavamo in Superbike, dunque ha tanti canali e puoi fare veramente tanti cambiamenti. E poi cerchi il carbonio, che è una chicca, io l'ho provata e devo dire che e nei cambi di direzione c'è una grande differenza. Ovviamente non è una MotoGP, ma rispetto alla moto di serie è una grande differenza. Lo senti proprio il DNA di Aprilia Racing. Senti, ma secondo te che l'hai provata, che anno si colloquerebbe competitiva in MotoGP o in Superbike? Ah, questa è una domandona, non lo so, è complicato. Però per l'ammontare di cavalli che ha, sicuramente 2000 in Superbike, 2016-15, sì, secondo me può essere molto competitiva. Motore 4 cilindri a V, cilindrata 1099 cc e una potenza massima di 230 cavalli. L'abbiamo chiamata Extrema perché crediamo sia molto estrema per quello che abbiamo fatto fino adesso e perché ci volevamo mettere il 3 di Biaggi nel nome, non a caso. Credo che sia qualcosa di assolutamente unico perché abbiamo il grande privilegio di aver brevettato l'effetto suolo, che oggi MotoGP è quello che va per la maggiore, ma è quello che per strada non nessuno, cioè questa non è una moto stradale, non è omologata, ma poter essere gli unici a poter offrire un prodotto così è qualcosa che ci rende sicuramente orgogliosi. Volevamo quindi inserire un particolare e questo, diciamo, il lato aerodinamico che negli ultimi anni in MotoGP ha visto è cresciuto tanto. Noi siamo stati tra quelli che hanno spinto tanto per farla crescere e allora volevamo metterci una firma sopra, una pietra miliare. Ecco, quindi l'effetto suolo è la chicca dal punto di vista aerodinamico. Sì, l'effetto suolo che, diciamo, brutalmente è stata chiamata quando noi presentammo nel 22 al Sachsenring la moto, viene chiamata cassapanca, che è abbastanza brutto. All'inizio mi ricordo che non dicevamo la verità su quell'effetto che faceva, poi quando tutti l'hanno capito abbiamo dovuto ammettere. L'effetto suolo è dato sì principalmente dalla carenatura, poi ci sono altri particolari come prima Romano Albesiano ha accennato appunto alle cornering wing che usiamo in MotoGP, sì, sulla ruota anteriore. Chiaramente l'ala anteriore è una derivazione MotoGP, tra l'altro questa è una curiosità, è un'ala già
proiettate in futuro al 2027 perché larga da 5,50. Come sarà il futuro regolamento? Ci sono cose che il prodotto stradale non ha, ma che è già omologato, che è la centralina PIX, che è quella con la quale Max ha vinto i mondiali, è un prodotto interno nostro che abbiamo sviluppato negli anni, abbiamo ripreso proprio per questo modello. C'è qualche tocco, qualche cenno storico e romantico, come lo scarico sdoppiato in stile due tempi, come ai tempi si faceva la replica della sua moto in 250. Quindi abbiamo cercato di curare tutti i dettagli. Ai 30 clienti faremo anche nome e cognome per farli sentire piloti unici. Poi credo che molti si metteranno la moto nel salotto, invece i fortunati che potranno guidarla guideranno un oggetto da 230 cavalli, 165 kg a secco. È una moto che comunque non è immediata da guidare, perché l'effetto suolo e il carico aerodinamico, soprattutto sull'anteriore, sono oggetti da piloti, nel senso che poter sfruttare questo tipo di caratteristiche, diciamo che probabilmente per me io non sarei in grado di sfruttarlo, posso immaginare, però sono molto curioso e non vedo l'ora di provarla anch'io, perché in qualche modo vorrò farci un giro. I 30 ci sono già o non è ancora stata messa in vendita? Le 30 le cominciamo a produrre adesso, il costo sarà di 80.000 euro, esente IVA, quindi più IVA per chi la deve pagare. Ripeto, è un oggetto molto unico, è un oggetto che si può usare solo in pista o guardare in salotto. Quindi io, i fortunati che la possono usare in pista, sarei curioso di sentire il commento. E poi ci sarà sicuramente l'amatore che dice come si sente l'effetto suolo, quando in realtà non sente niente, perché magari lo fai solamente se cerchi determinati lap time. Però sappiamo che l'effetto c'è, l'abbiamo studiata in CFD tanto, l'abbiamo portata in galleria, abbiamo trovato 5 volte il carico verticale, 3 volte in orizzontale, quindi è una moto che onestamente ha dei numeri molto molto interessanti. Grazie Massimo. Grazie a te.